Buongiorno Omega, oggi mi trovo a Passo San Boldo in provincia di Vittorio Veneto e andrò a conquistare il Monte Cimone. Farò un giro ad anello e questa volta mi fermerò anche a bivaccare per il pranzo al bivacco Col di Gai. Ma non sono da solo. Come vedete in lontananza, oggi mi fa compagnia Francesco. Francesco, gambi spalla e devo far fatica. Com'è Francesco? È dolce? La tira! Sentiero dolce! Prima si parlava del sentierello e sì, dicevamo che non è poi così tanto difficile. Gambi spalla e andiamo a far fatica! Rega, siamo arrivati dopo poco più di un'ora e mezza di cammino sul Monte Cimone. Che dici, Francesco? Bello, mi è piaciuto la salita. Una bella tiratina. È anche freschetto qua. Però è stata anche una bella tirata. Non, bello dritto. Non ce l'aspettavamo. Infatti abbiamo macinato 100 metri di dislivello per chilometro camminato. Mica male. Comunque dai, adesso fin qua ci siamo arrivati. Gambi spalla, nemo a far fatica verso il bivacco Col dei Gai. Raga, siamo arrivati al bivacco, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il bivacchino, proviamo a vedere se è aperto. Yes, è aperto. Quello sono io. Fico cazzo. Questo è il bivacco. Bello. Col cammino. Adesso Rega, ci riscaldiamo qua in bivacco, come vedete abbiamo acceso anche il fuoco, ci rilassiamo e poi si riparte per tornare alla base, ci vediamo dopo. Rega, bivacco fatto, proprio un gran bel bivacco oggi, anche con il camino, il fuoco, è stato tutto molto bello. Adesso che abbiamo la pancia piena perché abbiamo mangiato parecchio, ci incamminiamo verso la strada del ritorno. Gambi spalla e nemo far fatica. Raga, siamo arrivati alla fine
anche del giretto di oggi. Francesco, te cosa ne pensi? Molto bello, un bel giretto, molto bello l'inizio, bello tirato, molto piedi all'inizio, sì, molto sprintoso, un giretto molto in piedi. Infatti per venire qua è richiesto un minimo di allenamento, perché ci siamo sparati 500 metri di dislivello in 4 chilometri, non è poco. No, poi la rimanenza insomma si è un attimo dilatata lungo il cammino, però sì, 500 metri all'inizio li abbiamo sentiti tutti. Il giro comunque è stato molto bello, molto paesaggistico, peccato che c'è la foschia, perché altrimenti si potevano vedere le Prealpi friulane, hai detto te, e anche le Dolomiti, però purtroppo c'è un bel po' di foschia, adesso sta arrivando anche il temporale e quindi abbiamo appena fatto in tempo a scendere. Io vi consiglio di venire qua, perché per arrivare su noi ci abbiamo impiegato 3 ore, no, per arrivare su ci abbiamo impiegato 2 ore, 2 ore 40, sì, più o meno 2 ore 40, per scendere un'oretta e mezza. Infatti sono poco più di 3 ore e mezza che camminiamo. Il dislivello totale è di 650 metri e il percorso è lungo 11 chilometri. Abbiamo fatto un giro ad anello molto bello, è stato molto bello anche mangiare al bivacco col dei Gai, abbiamo acceso il camino, sì. È stata veramente una bella esperienza oggi. Abbiamo visto anche un bellissimo scoiattolo che ci ha attraversato il sentiero, molto bello lo scoiattolo, perciò ci sono tanti ingredienti e tanti presupposti per venire qua. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!